sono entrato in un governo difficile, in un governo difficile, un governo di larghe intese, non un governo di E centrosinistra. qual è stato il punto di rottura? Che Sono entrato, l'ha diciamo, portata alle dimissioni? come espressione di una scelta del Partito Democratico, in una situazione di difficoltà, in una situazione in cui ho dovuto mettere la faccia su Sì. soluzioni, su scelte che non condividevo e che ho portato avanti in quanto, facevo parte di quel governo e in quanto avevamo tutti insieme fatto la scelta politica come PD di sostenere del governo, quel governo. Nelle ultime settimane ho avuto invece la netta impressione di un'ambiguità nel rapporto tra Partito Democratico, tra la segreteria del Partito Democratico e il governo Letta. Non stavo là a titolo personale, stavo là in quanto espressione del Partito Democratico. Se il mio partito, il mio segretario manifesta ambiguità, almeno questa è la mia lettura, Sì. poi può darsi che sia infondata, ovviamente ne voglio discutere, non pretendo di avere la verità, ma se percepisco in modo netto che il segretario del mio partito, oltre a mettere in evidenza i limiti evidenti di questo governo, gli errori che sono stati fatti da questo governo, Si sta si smarcando? lascia Oh, andare no. sistematicamente a caricature distruttive, perché abbiamo avuto una fase in cui il governo Letta era il governo delle marchette, tralasciando il fatto che molte di quelle scelte avevano origine parlamentare, dovute alle difficoltà della maggioranza che sostiene il governo, non aver mai sentito una parola di apprezzamento anche di misure importanti che abbiamo raggiunto. Per esempio, abbiamo salvaguardato nella legge di stabilità 23.000 lavoratori cosiddetti esodati, quelli che nel 2014 sarebbero rimasti senza nulla. Abbiamo bloccato l'aumento dei contributi previdenziali per le partite IVA iscritte all'INPS, dei professionisti iscritti all'INPS. Abbiamo trovato le risorse per gli studenti specializzandi in medicina o per i precari della giustizia, appunto quella piattaforma di garanzie pubbliche per il credito. Mi sarei aspettato dal segretario del mio partito, che esprime anche il Presidente del Consiglio, oltre a, ripeto, legittime, doverose critiche ai punti che non vanno, anche il riconoscimento di risultati che vengono raggiunti. Questo non c'è stato, questo mi ha dato l'idea di ambiguità. E allora ho posto il problema politico, di quale è il problema politico che pongo è qual è l'atteggiamento, qual è il ruolo del Partito Democratico rispetto al All'interno. governo. Di fronte a questa questione politica che ho posto, la risposta che mi è stata data, al di là del fatto che fosse espressa come battuta, aveva un messaggio molto chiaro in La termini battuta politici. sì, che si intende fassina chi? Sì, Questa è la appunto. battuta infelice. Felice però, si può dire infelice? Ma per me è una Non battuta credo che che ha. abbia avuto un effetto particolarmente gradevole di fronte No, agli ma elettori. non è tanto, non è che uno fa i capricci rispetto a una No, risposta, è il no. messaggio politico che conteneva che di fronte a un problema politico si dà una risposta che manifesta indifferenza, che manifesta anche scarsissima considerazione dell'interlocutore e per quanto mi riguarda la dignità personale e politica viene prima di ogni altra questione. Quindi sono arrivato a delle dimissioni che spero possano essere utili per trovare un chiarimento nel rapporto tra PD e governo. A me questo interessa perché noi dobbiamo il governo deve rispondere, il PD deve rispondere agli italiani, deve trovare soluzioni ai problemi degli italiani. Quindi questo chiarimento è necessario per arrivare a quelle soluzioni.